Ogni giorno ci sono notizie spaventose, create apposta, concatenate tra loro. E noi siamo costretti a subirle, secondo le intenzioni dei personaggi che gestiscono il mondo, l'informazione. Dobbiamo subire queste notizie, nelle loro intenzioni, innanzitutto come ascoltatori. E l'ascolto ci rovina l'umore. Ascoltare queste notizie spaventa i bambini. Spaventa le donne incinte. Spaventa gli anziani. Spaventa chi è fragile. E spaventa anche chi è benestante e capisce che non può vivere oggi e domani in una società dove la maggioranza è spaventata, indebolita nel pensiero, senza alcuna prospettiva incoraggiante. Chi comanda, chi censura, ha soltanto il gusto sadico di diffondere cattiveria attraverso queste notizie spaventose, che creano un danno. E oltre al danno di ascoltarle, subiamo anche un altro danno. Dobbiamo subire le cattive notizie che annunciano i piani malvagi contro l'umanità e dobbiamo viverle, perché noi dobbiamo pagare soldi veri per gli aumenti che sono stati annunciati dalle cattive notizie. Noi dobbiamo ammalarci, perché così è stata prevista la malattia misteriosa che tu avrai, sicuramente. E noi dobbiamo combattere in guerra, diventando assassini per forza? Eh sì, perché gli esperti che comandano, che censurano a livello mondiale dicono sì, noi dobbiamo odiare e ammazzare tanta gente spaventata come noi, che non conosciamo, e che come noi deve ammazzarci prima che noi riusciamo ad ammazzarla, perché si divertono a realizzare la profezia che dice che prima della salvezza c'è tanto dolore, me lo dicono così con questo gusto sadico. La risposta in questo delirio è spirituale, ma a scuola e in TV gli esperti, gli scienziati, chi decide a nome dell'umanità, ci racconta che Dio non esiste e che soltanto gli imbecilli possono credere che ci sia salvezza nella spiritualità. Che tristezza, che angoscia. Tutti i giorni così, schiacciati dalle cattive notizie e dagli esperti che dicono che questa è l'unica realtà possibile. Perché dovremmo credere a questa barzelletta sadica e pervertita? Non è scientifico affermare che questa è l'unica realtà possibile. Ci vogliono dati, ci vogliono prove, dimostrazioni che indicano
che noi dobbiamo vivere oppressi dai malvagi. E questi dati non ci sono. Non ci sono dati che dicono che quando soffri poi arriva il premio. Chi afferma questo non è scientifico. Ma tre dati ci sono. Il primo dato sicuro è che siamo oppressi. Il secondo dato sicuro è che la spiritualità, vissuta nella purezza, al di fuori dei palazzi e degli intrighi, delle logge, la spiritualità vera aiuta. E il terzo dato è che conquistare la spiritualità è un reato. Nel 2023 siamo arrivati a 365 milioni di cristiani perseguitati. 365 milioni. Non è una gara, ma non venite a dire che ci sono delle cose terribili come 6 milioni di perseguitati. Non è una gara. Non è la gara di chi soffre di più per far godere chi organizza l'intrigo. È un dato oggettivo, non è una gara. È un dato oggettivo. 365 milioni di cristiani perseguitati nel 2023, siamo arrivati a 365 milioni nel 2023, ossia 5 milioni in più rispetto al 2022. E la tendenza è in aumento. Questo è il terzo dato. E questa è anche la buona notizia. Sai perché? Evidentemente, la spiritualità è la via d'uscita, altrimenti non ci sarebbero queste persecuzioni volute e compiute da chi opprime l'umanità in modo organizzato a livello mondiale e nella direzione del cristianesimo. È oggettivo. Non vanno a perseguitare altre religioni con altrettanta ferocia. Sì, è capitato, vabbè, ma 365 milioni. Nell'indifferenza totale, mentre stiamo lì a sentire i pianti inventati per il dolore creato apposta, evidentemente ci fa capire che queste persecuzioni sono volute e compiute per opprimere l'umanità in modo organizzato a livello mondiale perché? Perché la spiritualità è la via d'uscita. Tra tutte queste notizie spaventose che ogni giorno aumentano, abbiamo trovato una buona notizia. La propaganda, brutale, avida e materialista, non sopporta ciò che dissolve il male. E il cristianesimo dissolve il male, evidentemente, se fa così tanta paura. 365 milioni di cristiani perseguitati in questi anni sono più di tutti i morti di tutte le guerre, la prima, la seconda guerra mondiale, tutte le guerre che vuoi. Evidentemente perché la propaganda brutale, avida e materialista non sopporta ciò che dissolve il male. Il messaggio è chiaro e la risorsa è a disposizione di chi capisce e decide
di agire in armonia con ciò che mantiene in vita, cioè a livello spirituale. La preghiera crea un campo energetico che la propaganda non sopporta. L'azione parte, si conduce e arriva al successo a livello spirituale. Questa è la buona notizia. Non devi stare lì a improvvisare azioni fisiche tristi e faticose. Tutto a livello spirituale è ciò che funziona per risolvere il delirio organizzato contro l'umanità.